L'anima in viaggio. L'anima in viaggio perché la strada per i cancelli d'oro del regno infinito è lunga, che sia su un cargo o per mezzo di una scalinata dalle migliaia di gradini rilucenti, poco cambia. Mi sono chiesto spesso che aspetto abbiano l'anima in viaggio. Ahimè, non mi è mai stato svelato, sicché me la immagino sotto spoglie di giovinetti. In fondo i bambini sono puri, incorruttibili come angeli, dunque le anime che albergano nei fanti suggellano questa vita fondendosi nell'illibata innocenza. Chissà, l'anima in viaggio a quale porto attraccheranno? Son certo che le folate di tristezza non sospingono le vele. Si lasciano alle spalle l'orizzonte umano, accogliendo nuove forme di orizzonte. Si accompagnano con le stelle, timidamente sfiorano l'acqua ogni sera, lasciando che i riflessi di serenità colino nello sconfinato oceano di una nostalgia egoistica, colmandola di pacata serenità. Così, papà, immagino tu stia facendo nel mio cuore, avvilitosi, ma prossimo a guarigione.